Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, il secondo video da quando sono in montagna, quindi il secondo video da quando sono appunto in un'altra location, come potete vedere. Per chi non l'avesse visto, questa è la mia camera, sarà la mia camera per una ventina di giorni circa. Dunque, Juventus Women, Arsenal a Londra, l'Arsenal vince 5-0. Intanto saluto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter ed entriamo dunque ad analizzare quella che è una sconfitta abbastanza pesante, ma che purtroppo, io dico, era prevedibile. Maggior preparazione degli inglesi, tra poco inizierà il loro campionato. Maggiore esperienza, che è quella che alla fine alle ragazze bianconere è mancata. Devo anche essere onesto, secondo me il risultato di 5-0 è palesemente esagerato, con la Juve che dopo un po' ha mollato nettamente. Magari secondo me la Juve poteva perdere con 2-3 gol di scarto e finirla lì. L'Arsenal ovviamente è più esperta e più pronta per certe partite, noi non lo siamo. E queste tournée, diciamo, in inglese serve soprattutto non solo a testare di che pasta è fatta la Juventus, ma anche per cercare di aggiungere esperienza. Giustamente molti tifosi della Juve già sognano la Champions League, ma io ho sempre detto andiamoci cauti, perché con queste squadre, gli inglesi e il Lione e le tedesche, è meglio non esagerare con le sparate e mandarci coi piedi di piombo. Questa è la conferma, che non vuol dire che il lavoro che è stato fatto non sia buono, per me il lavoro fatto è ottimo, ma che vuol dire tranquillamente calma, anche sia da una parte che dall'altra. Calma, perché non si deve pensare a vincere la Champions già quest'anno, ma deve essere un sogno. Ma calma anche a non pensare che questa sia una disfatta totale in generale, perché, ripeto, l'esperienza e la condizione alla fine in questa partita ha fatto la differenza. Soprattutto ricordiamoci che questa è una partita amichevole estiva. Quindi non perdiamo la testa, concentrate, e d'altronde queste scoppole, purtroppo per una squadra che si sta formando, fanno parte dei processi di crescita. Io vi saluto ragazzi, vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!